Buongiorno ragazze. Allora oggi lo sto registrando. Ah sì. Ale. Ah. Buongiorno ragazze. Oggi registro con l'Osmo perché ho finito lo spazio sul telefono perché dovevo fare delle consegne e non ho più spazio. Comunque stiamo andando, siamo in paese appunto per vedere per dei regalini, farci qualche altra idea, perché siamo a buon punto ma manca ancora qualcosa. E quindi tutti e tre allegramente a spasso stamattina, anche se io sono nel periodo ciclo, quindi sto morendo. Ma vabbè, mi sono imbottita di analgesici e sono uscita lo stesso perché non abbiamo, tra il lavoro di entrambi, non abbiamo molti giorni disponibili, quindi da essere proprio così tranquilli insieme senza l'ansia del devo andare al lavoro. Ah già, guarda c'è anche la lucina. Questo è la ragazza, quello. Ragazza. È Maria, amore, quella. La ragazza. Brava. Che bello. Dai, andiamo. Andiamo. Sì. Ciao. Stiamo aspettando papà che fa una commissione. Dove? È in un negozio che fa una commissione. Mamma. Oh. Ma saluta, tu non hai ancora dato il buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Oggi è una bella giornata di sole, vero? Oggi è una bella giornata di sole. Mamma. Ci sono le montagne piene di neve. Guarda là, guarda lassù. Vedi la neve. Mamma. Che torniamo a casa. Che giornata di sole. Possiamo fare le bolle? Dai! No, fa troppo freddo. Dai! Sono bruciata. Che tra l'altro ne devo prendere ancora uno per finire gli starter. Incredibile! Wow! È già! È Ariel! No, è Ariel, la sirenetta! Ragazze, non ci crederete mai, ma io ho beccato il vero Babbo Natale. Ebbene sì, non pensavo, sono emozionata, non ci credevo, e invece esiste. Eccolo qua. Oh, oh, oh. Cioè, Merry Christmas. Merry Christmas, uguale, ciao Rene e mezzo. Ecco qua, guardate, ma non solo quelle di qua. Ci sono anche quelle di là. Mi stavo tipo ammazzando. Cosa c'hai? Hai sete? Forse ho dell'acqua in borsa. Adesso guardo, va bene anche il frizzante? Sì. Allora adesso te la do. Comunque. Ho ho ho. Ho ho ho. Abbiamo fatto anche un po' di spesina e preso anche altri regalini, quindi regalini conclusi, ufficiale, abbiamo terminato. Oh, yeah. Abbiamo terminato. E adesso ci mangiamo un boccone, già che siamo fuori, per non andare a casa e ritornare, che non ha senso. Mangiamo un qualcosetta e aspettiamo che apra il negozio di scarpe, che volevamo vedere anche lì. Ah, è qua l'entrata. Andiamo. Spuntino fatto, mi ho mangiato due trancettini di pizza farcita. Adesso sono andati un attimino loro perché io ho veramente un mal di pancia allucinante. L'effetto analgesico sta finendo e quindi mi sono appollaiata un po' qui. E li aspetto qua, vanno solo a prendere il vino perché la coppa ce lo siamo scordati alla fine. Che porterò dai miei, visto che a Natale ci invitano insieme ad altre cosine che insomma non vi dico perché guardano il video e poi mi spoilerò tutti i regalini.
E poi andiamo un attimino da Bata a vedere se ci sono delle scarpine carine per Ale, perché queste qua la stanno un po' abbandonando, le usa comunque tutti i giorni per andare a scuola e si stanno un pochino rovinando. E così ci facciamo un giro anche lì e poi basta. Poi andiamo a casa, sono distrutta. Cioè, veramente c'è partito un rene. Abbiamo finito tutti i regali finalmente. E basta. E se riusciamo, già in questo vlog vorremmo dirvi anche un altro grande regalo che ci siamo fatti, io e Riccardo. E quindi proprio per questo quest'anno dicevamo di non farci regali, anche se ho la mezza sensazione che me l'abbia fatto lo stesso, infatti qualcosa gli farò anch'io perché ho questo sentore, lui dice, ma poi non ce la fa mai e mi fa sempre il regalo, gli dispiacerà troppo forse non farmi scartare nulla, ma credetemi che il regalo più grande, i regali più grandi ce li siamo veramente già fatti, perché ragazze, tra lavatrice, asciugatrice e quest'altra cosa che vi diremo penso più tardi. Quando arriviamo a casa, tanto Ale va a nanna e quindi abbiamo il tempo magari di dirvelo. Sono questi veramente regali importanti che ci siamo già fatti, quindi non serve altro, ecco. E quindi va bene così. Io non ce la faccio più, vi giuro, sto veramente male. Quindi non vedo l'ora da un lato di arrivare a casa, però sono contenta di, grazie all'analgesico che ho preso prima di uscire, di essere riuscita ad uscire perché avevamo oggi e poi non avevamo più giorni disponibili perché comunque anch'io ho un sacco di lavoro da fare, da ultimare in questi giorni e lui da lunedì poi ripartiva a lavorare, domani non tutto è aperto, anche se siamo sotto Natale, ma ci servivano alcune cose che domani sono chiuse e quindi sono contenta, insomma. Ragazzi, allora siamo tornati e mamma mia, quante cose. Allora, a parte che abbiamo fatto un pochino di spesa, quindi adesso vi faccio vedere quella, poi vi faccio vedere alcune cose perché la stragrande maggioranza sono comunque regali e quindi ad amici, parenti, eccetera, quindi alcuni, la maggioranza sono incartati, altri devo fare i pacchetti, quindi non ve li posso mostrare, sennò se le persone guardano il video, spoiler, regalino natalizio, quindi no. Però vi faccio vedere quello che posso. Allora, abbiamo preso, siamo andati alla Coop, sapete che la spesa l'avevamo già un po' fatta anche al Lidl l'altro giorno, quindi non abbiamo preso tantissimo. Allora, abbiamo preso queste cialde qua, mi hanno attirata subito perché ho visto lui, che noi adoriamo, che è Cannavacciuolo appunto, perché noi appunto guardiamo Cucine da Incubo, Masterchef. Adesso ci siamo un po' fermati, siamo più su X Factor, però lo adoriamo e quindi ho detto vabbè, proviamole. Lollo Caffè, gusto e passione, linea amore, 30 capsule. Abbiamo preso il gusto, l'esclusivo, quindi miscela fine delicata e vellutata, che è quella con la barra gialla. Se no c'era quella con la barra rossa, mi pare che era più forte. Compatibili con macchine Nespresso Original, noi abbiamo per fortuna la eBrew che è quella che monta su Nespresso, Dolce Gusto, le cialde quelle lì tipo in tessuto, piatte, insomma tipo i filtri, ecco, oppure il caffè in polvere nel portacialda, insomma possiamo veramente mettere quello che ci pare, quindi quando troviamo l'offerta di una cosa o di un'altra cambiamo senza problemi, quindi quello è comodissimo. E ecco, ci sono qua i vari gusti, oltre all'esclusivo che è quello che abbiamo preso noi giallo, c'è l'assoluto, il travolgente, l'autentico era l'altro che c'era, quello rosso, autentico che è appunto è equilibrato, aromatico e corposo con un'intensità molto forte, invece questo qui è un pochino più delicato, quindi insomma sono 30 cialde, ne abbiamo ancora un sacco delle altre che avevamo trovato l'altra volta, quindi per un po' siamo a posto. Poi abbiamo preso, vabbè, Ricky ha preso un po' di birra, abbiamo la Corona, abbiamo la San Miguel fresca, che non so se è un nuovo modello, un nuovo gusto, insomma se cambia qualcosa. Poi abbiamo due Coca-Coline, che
che ha preso Riccardo, probabilmente per me è Bubi perché lui si è preso la birra. Poi qua c'è l'acqua, abbiamo un felce azzurra uomo, molto buono questo qua, mi è piaciuto un sacco l'altra volta che l'ha preso perché gli lascia proprio questo buon profumo. Io tutto ciò che è muschio bianco, felce azzurra, nivea, tutte cose stracoccolose le amo anche su di lui, mi piacciono un sacco perché proprio la pelle profuma di neutro, mi piace un sacco veramente. Preferisco questi a quelli proprio strong da uomo, no? Quei profumi proprio forti. Poi ricottina Santa Lucia, che mi avvicino un po' la sedia. Poi ho preso le mozzarelle della Santa Lucia, sempre 4, 2 euro, 2,60 euro tutte e 4, quindi non male, costavano meno che alla Lidl addirittura. Qua abbiamo l'altra birra che è la Desperados, proprio si è preso il Tris, tre tipi. Poi questo non ve lo posso far vedere. Abbiamo il Duplo, sottociclo, dolcino, ci sta. Poi questo qua, deodorante sempre da uomo, Malizia uomo. Questo qua è il Vetiver, molto buono. Sinceramente è uno dei miei preferiti e lo sa, infatti ho preso quello. Mini, succo già bevuto, da buttare, però l'abbiamo messo qui. Poi qua ci sono tutte altre cose che non vi posso mostrare e manca qualcosa. Vabbè, lo Scotex sui quali siete appoggiati voi. Sacchettone maxi di pane, penso sia un chilo. 7 e 5 sono 1,2 kg di pane più o meno e poco più, un po' esagerato. Poi abbiamo preso questo vino qua che ci ispirava un sacco, Le Cascine Bonarda Amabile DOC, oltre po' Pavese da uve di vitigno croatina. E abbiamo preso questo che è da portare poi a Natale ai miei genitori che ci hanno invitato a pranzo. Vado a vedere là se manca qualcosa, se c'è altro. Però mi sembra strano che ci sia solo un sacchetto. Eh sì, perché avevo fatto stare tutto qui dentro. Come vi dicevo, abbiamo preso poco. Perché abbiamo speso un po', però ci sono anche dei regali che abbiamo trovato alla Coop. Perché c'erano molte cose che di solito non sono in un supermercato, ma erano lì. E quindi ci siamo ispirati, le abbiamo prese. Adesso vado a vedere là se c'è altro e poi vi faccio vedere delle altre cose. Io vi dico solo che questi sono tutti regali, tutti regali per amici, parenti, conoscenti, tutto. E quindi ok, troverò il posto perché vi ripeto, con i cani evito di mettere già tutto sotto l'albero, a parte che alcuni li voglio incartare poi con calma perché oggi ragazze non ce la posso fare, non vedo l'ora di sedermi perché non sto tanto bene. Poi sono arrivati 2 pacchi da Amazon, anche quelli dobbiamo incartarli. Poi siamo andati, ecco questo ve lo posso far vedere, quindi faccio un pochino di spazio perché questa è una cosa dolcissima che mi ha lasciata senza parole. Vi racconto, siamo andati da Bata perché volevamo vedere per delle scarpe ad Alessandra, perché a Fede le abbiamo prese da poco, della Puma, molto molto belle, che gli sono piaciute tanto, se le ha scelte lui. Invece Alessandra aveva ancora quelle che avevamo preso prima, mi pare di Adidas, una cosa del genere, e iniziano a rompersi un po' davanti, quindi mi ha detto andiamo a dare un'occhiata. E c'erano anche degli sconti, c'era uno scarponcino molto elegantino, molto shimmer, molto brillantinoso, che costava 24,90 euro. Dai, le piacevano anche. Il problema è che questa, una delle due scarpe aveva una zip che faceva proprio un po' difetto, non lo so, sapete quando avete una sensazione un po' così, che ho detto io le prendo, poi se le mette da sola comunque Alessandra e poi so già che quella cerniera mi lascia a piedi. E quindi la commessa voleva anche darcele lo stesso, nel senso ci ha detto comunque sale e scende, sì ok sale e scende, ma sentivo un po' di difetto, non ero convintissima
e ha guardato gentilmente se ce n'erano altri paia di 30, perché lei ha il 30, ma non ce n'erano più. Ma in più, anche fosse, la guardavo vestita sportiva e se scarpe bellissime, ma non le stavano così bene. Tenete conto che lei principalmente fa avanti e indietro, casa, scuola, scuola, casa, oppure va dall'amichetta, oppure va ai giardinetti, adesso non tanto perché è d'inverno. Però comunque lei principalmente è sportiva, perché a scuola prediligono tute, queste cose qua, e non le stava bene con la tuta, cioè noi siamo usciti con la tuta, comunque vestita sportiva, e non mi piacevano, erano nere brillantinose. E quindi ho detto, senti, lei voleva tanto queste scarpe da ginnastica di Frozen, perché camminando si illuminano, è una vita che ce le chiede, che si illuminano. Ci siamo guardati, anche Riccardo mi fa, vabbè. Prendiamoli, le regaliamo per Natale, che si illumina, è contenta, eccetera. Io avrei preferito quello stivaletto perché dentro era tipo di peluche, era un po' pelosino e quindi teneva più caldo il piede. Però comunque questa è una scarpa da ginnastica invernale, c'era la possibilità di averla con la caviglia o senza, cioè nel senso, no, che sale un pochettino, e l'ho presa quella con la caviglia, tanto il prezzo era identico, 34,90, 35 euro, quindi. E almeno è contenta perché sono di Frozen. È una vita che punta quella scarpa anche quest'estate. Poi alla fine ha voluto questa qua, semplice tipo Adidas. E allora mi abbiamo poi preso questa qua. Adesso ve la faccio vedere. E ce l'ho qui. Tra l'altro sono sempre carinissimi perché ogni volta trovano un regalino da fare ad Ale. La scatola è questa qua, fatta così, di Frozen. Proprio originale del cartone di Frozen, e secondo me sono bellissime. Poi Ale adora il viola, quindi quando le ha viste c'erano bianche e rosa, però era un po' la classica scarpa da ginnastica. Poi c'era tutta azzurra glitter, e poi c'era questa sia senza caviglia che con la caviglia. E io sinceramente, per tenerla più coperta possibile, gliel'ho presa con la caviglia, tanto a lei piaceva uguale sia una che l'altra, e gliel'ho presa così. E questa qui illumina, quindi lei non capisce più nulla. Questa qua è un 30 con scritto Live You Through con Elsa. È arrivato Ricchirichetto. Se sentite dei movimenti sinistri, non è un fantasma, ma è lui. E quindi questa alla fine ha vinto e sei arrivato nel momento propizio. Io vado a dormire. Bravo, vai a dormire. Poi, io ovviamente sarei andata via, va bene così. Qualcuno mi ha detto, vediamo anche per del... Perché io, come vi avevo accennato, mi pare nel vlog di ieri o in questo, non mi ricordo, forse ieri quando siamo andati giù in paese, stavo cercando, comunque iniziavo a dare un'occhiata a questi stivaletti da neve, no? Il classico stivale imbottito, comunque adatto alla neve. E costavano sui 39,90, 40 euro quelli che costavano meno, ma erano proprio i classici stivali che metti proprio solo o quando nevica, cioè non è che sono molto estetici. Se no, ne avevo un paio anche un po' più carini, un po' più estetici. Terribili, Quelli da erano 39,90, l'ho terribili. detto. Ah, proprio No, no, solo ma non per è solo qualche. per la neve, era proprio perché erano terribili. Vabbè, dai, era la punta che era brutta, erano, No, sembravano un giubbotto, avete presente il erano classico terribili. piumi? Proprio un Sì? basta, erano Ma così terribili. tanto, terribili. Anche qualcosa di più. Vabbè, lui non piacevano. Se no, il modello un pochino più elegantino, sempre alti, no? Che arrivano al polpaccio, quindi proprio lunghi, un pochino più riutilizzabili anche se non nevica, costavano dai 59 ai 69, una cosetta del genere. Però è proprio stivalone, ecco, non è una scarpa. Allora, già. Da pretty woman, lo stivalone Sì, era proprio alto. alto, alto, abbastanza Pretty alto. woman. Sopra il polpaccio sicuro, non dico al ginocchio, ma un poco ci mancava. E quindi eravamo lì da Bato, ho detto, senti, ma vedi per uno stivaletto da te, e per te, io l'ho guardato già, come dire, ma che dici? Cioè, che Bato è cara, cioè comunque non ce n'è, o vai in periodi di saldi o comunque Bata è cara, cioè ha sia prodotti Bata, che veramente anche quelli sono molto costosi, cioè una scarpina, uno stivaletto stai sui 59 euro, oppure hanno le grandi marche come Puma, Adidas, grandi marchi tipo Timberland, ecco, sullo stivaletto
bello peluscioso all'interno, è Timberland, oppure questa marca che adesso vi faccio vedere che non so pronunciare, che comunque è una marca, non mi viene, vi giuro, adesso la guardo di nuovo e quindi niente, ho dato un'occhiata, c'erano stivaletti da minimo, si stava sui 50 euro, poi c'erano quelli da 80, c'erano quelli da 100. Da 100. Non fare finta di niente. Perché con te ce l'ho. Con te. Comunque, io ovviamente ho provato sia quelli da 50 che quelli da 100. Allora, quelli da 100 sono questi. Che voi direte, come mai ho preso quelli da 100? Perché qualcuno mi ha fregato. Allora, sono della Weinbrenner. Weinbrenner è una marca comunque molto famosa, perché appunto è dal 1892 che producono scarpe, quindi ne sanno giusto qualcosa. E scarpe, ma solide in realtà. Esatto. Roberto, Carlino. E quindi niente, io volevo prendere lo stivaletto, quello là era tipo nero. Come si chiamano quegli stivali neri che ha un nome? Come ha detto lei, non mi ricordo. No, non erano brutti, dai. È il classico stivale nero, aveva anche un pochino di tacco. Se trovo una foto analoga ve la metto qua, così capite qual era l'altra scelta. Erano della marca di Bata. No, non erano brutti. Erano simil pelle fuori neri con i lacci, però la cerniera laterale, quindi i lacci erano di figura e a lato avevano la zip. E costavano 50 euro, 49,99. Questi qua 100 euro, quindi ho detto no, senti, 100 euro non me la sento, anche perché me lo voleva prendere lui, li poso e glieli do a lui, peccato che è venuto poi fuori dopo, io non me ne sono accorta, lui ha preso la scatola e fa sì sì ok, li vado a posare, invece li ha dati alla commessa e la commessa li ha messi in cassa. Io ho tolto poi quelli neri che avevo ancora ai piedi, gli ho detto prendo questi, ma lui ha fatto una sorta di scambio e quindi sei tremendo. E quindi alla fine in macchina, sai, sapete, no, si parla, poi beh, erano carini quelli là, li faccio, molto belli, però 100 euro, no, cioè mi scocciava proprio togliere 100 euro alla famiglia per le mie scarpe, vabbè. E quindi c'è stato poi uno scambio, ormai con un X Factor sono nel mood switch e sono bellissime, io il più le guardo più mi innamoro, ovviamente anche la signorina, la commessa mi ha detto ovviamente queste costano 100 euro perché è un altro tipo di materiale, all'interno è tutta così, quindi il piede lo senti caldo, il mio problema è proprio che con la scarpa da ginnastica, anche quando porto e prendo i bambini, anche se non nevica, io sento i piedi congelati, freddi, patisco molto, sono freddolosa e quindi almeno ho qualcosa che mi tiene caldo il piede, poi anche se non nevica e non piove la posso usare lo stesso. Invece quello stivale proprio da neve è un po' antiestetico, forse un po' troppo se non nevica e quindi un po' scomodo, invece queste qua le posso sfruttare tranquillamente. Grazie. Continua a cazziarmi, però. Sì, ti ho anche ringraziato in realtà, sì. Ma smettila. Grazie, ovviamente l'ho ringraziato di tanto cuore, perché gli ho detto non dovevi assolutamente, prometto, ti servivano, è almeno un regalo utile, quindi regalo. Ah, faccio del regalo. Oh, manca una scarpa, amore. No, ho controllato bene che no, manca l'ho controllato bene. Manca una scarpa, ecco, questa è quella con appunto l'etichetta. Tra l'altro, se voi sapete, ecco, su questo vi chiedo perché non le ho mai avute delle scarpe così belle, arto le scatole, così belle, ma con il pellicciotto così, fatto così all'interno. Se sapete come mantenerlo pulito, come si possono lavare, perché io ho chiesto la commessa, ma non era molto sicura, infatti io le ho sempre messe in lavatrice, però non so, ma non vorrei rovinarle, ecco, quindi se avete esperienza in merito fateci sapere, così so come tenerle belle, perché mi devono durare. E quindi sono fatte così, molto molto belle. Tadan, non vedo l'ora di metterle, volevo tenermele da usare poi, cioè da aprirle a Natale, però mi servono
e quindi ho fatto che farvele vedere, perché tanto ve le farò vedere poi anche indossate con il jeans, insomma un po' messa carina, anche perché ho la tuta blu, quindi con l'elastico sotto la caviglia, quindi lì al negozio facevo veramente fatica a capire quale mi stava meglio, quale mi piaceva di più, perché quando non sei vestita adatta è difficile, ecco. Comunque, questo è quanto. Russa, c'ha sempre questi problemi di narcolessia. Vabbè. Però è un tenerone, è il mio tenerone. E quindi, grazie amore. E basta. Ci possono già risparmiare i soldi di qualche cosa. Già. Ma su ste robe no. Già, il problema è che lui guarda solo quello che serve a me, ai bambini. Quando serve qualcosa a lui, ma sì. E glielo spiegate voi che il discorso vale anche per lui. Quando le... Se non gli serve niente, ovviamente. Sono 200.000 euro. Beh, io vi lascio, anche perché ho parlato per 13 minuti più il video di prima. Verrà un vlog un po' lungo. E tra l'altro dobbiamo ancora dirvi una cosa, volevamo dirvi ancora una cosa molto stringendo, perché sto vlog dura un'ora. Dobbiamo dirvi una cosa, adesso la diciamo, prima metto a posto qua e mi bevo un goccino di Coca-Cola, perché ho parlato troppo e ho sete. Ecco un esemplare di cane feroce. E il nostro cavallo feroce. Ai ai ai, mi mangia. Ah sì, però i cattivi li mangia davvero. Sì. Solo a noi non ci mangia. Allora? Era buona la pappona? A me è buonissima. Garantisco. A me è buonissima. Ecco, anche Aaron ha detto che era buona. È piaciuta. Stai giù! Stai giù! Hai capito? Cosa vuoi anche tu? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire tu? Ah! Non è da mangiare! Ma la smetti a abbaiare. Stiamo guardando. Stiamo guardando il Grinch e inizia anche io a parlare rima. Nala, vuoi dire qualcosa anche tu? No, lei no! Silenzio stampa! Ci sono io! Aiutatemi!